Ore 18:30, eccoci qui puntualissime con Gossip Mania. Buon pomeriggio amici di Teleprima, anche oggi abbiamo tantissimi argomenti da analizzare, tantissime nuove cose delle quali raccontarvi e soprattutto approfondire anche dei temi come al solito un po' più seri. Prima di tutto però ben ritrovata Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Noi siamo prontissime per questi argomenti di oggi. C'è una parte sicuramente più leggera, una parte anche un po' più seria parlando di storie di vita. Ci sta anche perché insomma tutti gli artisti, gli uomini del mondo dello spettacolo, le donne che conosciamo hanno comunque un lato umano. E diciamo che con questa camicetta oggi Il lato più tenero, ti diciamo. mostri il lato tenero della situazione. Esatto, il lato tenero, anche quello, come hai detto tu giustamente, più personale, quello che scava anche nel passato e anche in situazioni molto molto intime e personali. Infatti parliamo subito del nostro primo personaggio, anche qui andiamo a scomodare il mondo di Hollywood, un attore ma non solo, anche l'abbiamo visto ballare, cantare, non solo recitare, è una delle icone di bellezza ma anche di professionalità di tutto il mondo, non solo del sogno americano. Parliamo di John Travolta, famosissimo per i suoi film sin da giovane come Grease, Pulp Fiction, veramente tantissimi, tantissime pellicole che sono poi diventate famosissime. Lui ha rilasciato una lunga intervista e ha parlato anche del suo successo. Ha detto ad esempio che alcune pellicole, come la stessa Pulp Fiction, avevano sì un'ottima sceneggiatura, ma non immaginavo un successo così globale, soprattutto in quegli anni e soprattutto grazie anche alle sue performance artistiche, anche le immortali, possiamo dire, scene di ballo con le compagne sul set. Però la parte più importante di questa intervista è stato proprio il suo ricordo per la scomparsa della moglie, Kelly Preston, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno che purtroppo ha perso all'età di 57 anni. E dopo quasi 30 anni di matrimonio lui ha raccontato l'elaborazione del lutto e soprattutto come soltanto adesso stia riuscendo comunque a ricominciare pian piano con la sua vita e come all'inizio non voleva nessuno intorno, cosa molto difficile poi per un personaggio così noto del mondo dello spettacolo. Sì, diciamo che io l'ho letta l'intervista e devo dire che è stata molto toccante, anche perché in questo periodo siamo tutti un po' più Sì. vulnerabili e quindi sentire magari da un uomo come John Travolta, che ormai è un mito per tutti noi, lo conoscono anche i più piccoli perché, come hai detto tu, è un'icona e vedere anche questo lato di sofferenza umana ci avvicina anche un pochino di più a lui. Fatto sta che, insomma, le perdite in questo periodo, nel periodo della pandemia, sono state tante. Quindi ci sono delle immagini che abbiamo davanti agli occhi e risulta anche difficile, insomma, pensare e se fosse capitato a me, se fosse capitato alla mia famiglia. Quindi anche trattare un argomento del genere, come quello del tumore al seno, che purtroppo le donne Certo. continuano a soffrirne, e vedere spazzata via poi anche una felicità coniugale è abbastanza triste. È vero, una bellissima famiglia, anche con le figlie, ne parleremo anche tra poco, ma soprattutto lui ha parlato appunto proprio dell'elaborazione del lutto, ha detto è un qualcosa che ognuno deve affrontare con se stesso, è un cammino lungo, tortuoso, che soprattutto non ha tempistiche e modalità ben precise, ognuno lo affronta così come ritiene opportuno. Lui appunto ha deciso di isolarsi sia dal mondo artistico, anche perché ovviamente, come hai detto tu, è anche un periodo molto particolare, ha deciso un po' di isolarsi e poi pian piano di ritornare anche ovviamente per le sue figlie un po' alla normalità. Sì, diciamo che insomma nel caso di John Travolta portare avanti poi la famiglia senza un'altra figura accanto diventa difficile perché l'equilibrio che c'era prima purtroppo adesso è venuto a mancare. Fatto sta che ci sono tante credenze nel mondo popolare, sai, si dice quando si ha un tumore si è magari più preparati ad una perdita, in realtà non è così, perché poi quando arriva quel momento ti rendi conto che tutta la sofferenza anche che si è vissuta non è pari poi all'effettiva mancanza di quella persona. E quindi, insomma, affrontare questa cosa e doverne poi dare conto, nel caso di personaggi pubblici, anche a chi li segue,
risulta difficile perché in quei momenti si vuole stare da soli, si vuole capire che cosa sta succedendo, ci si mette un bel po' a somatizzare il dolore, ad affrontarlo. Fatto sta che, insomma, al di là di una compagna di vita, la moglie era anche una madre, quindi le perdite per i figli sono maggiori, perché insomma bisogna affrontare la mancanza di una figura importante. È verissimo, infatti proprio a questo riguardo c'è stato anche un omaggio che è stato fatto lo scorso anno dallo stesso John Travolta con la figlia, proprio nel riproporre il balletto di Grease in omaggio anche alla madre, anche lei nel mondo dello spettacolo ovviamente, ed è stata un po' una prima presentazione ufficiale poi al mondo dello spettacolo della figlia, che è stata ovviamente bravissima in questa riproposizione. È stato appunto un omaggio, un modo per ricordare Kelly Preston anche con qualcosa che poi l'ha riguardato ovviamente in secondo piano, perché è uno delle pietre miliari cinematografiche, non solo del mondo e del panorama internazionale, ma dello stesso John Travolta. Però assolutamente è stato un modo anche carino per stare insieme, per ricreare quell'idea di famiglia. Sì, anche perché nel caso per esempio di John Travolta e di altri importanti artisti, perché comunque rappresentano una categoria importante, è strano come questi, rispetto magari agli influencer moderni, siano in grado anche di tenere per sé le dinamiche familiari e quindi magari in un'occasione del genere far venire fuori poi anche gli obiettivi, le qualità dei figli. E quindi questa cosa mi fa pensare che quando si vuole si può tenere per sé la propria intimità e non bisogna per forza spiattellarla ai quattro venti. Sante parole, infatti, è un discorso che riproponiamo spesso nelle nostre puntate, nei nostri appuntamenti qui di Gossip Mania. Tra le tante cose che ha raccontato, un altro momento molto bello, un ballo che ha fatto in Inghilterra con Lady Diana nel 1995, possiamo vedere anche delle foto in grafica, veramente un altro momento della sua vita molto importante. Sì, e poi scomodiamo comunque un'altra icona di stile, di eleganza, ma anche di inciuci reali, perché insomma molti, ce ne sono parecchi da raccontare. E insomma, proprio avendo menzionato poi anche il palazzo reale in questo caso, possiamo anche assimilare questo dolore a quello che sta vivendo la regina Elisabetta, quindi certo, insomma, ricordare anche in un momento del genere, appena compiuto 95 anni, quindi insomma la situazione è abbastanza critica, e vengono messi sui due piani insomma le perdite, di come in realtà nel caso della regina vi sia stato un funerale comunque di Stato, e nel caso invece di John Travolta vediamo come il dolore e anche la perdita di una persona venga poi concepita in maniera totalmente privata. Quindi il fatto di dover dare delle risposte anche ai fan, di dover dar conto a quelle che sono le regole poi di uno Stato, di un paese, ti mette anche in cattiva luce a volte, perché tutti hanno il dito puntato e dicono chissà come si comporterà, chissà che cosa farà. Quindi in entrambi i casi si tratta comunque di figure che devono sempre dar conto, e che stiano bene e che stiano male. Verissimo, hai parlato di compleanni, quindi mi hai dato un assist perfetto per il nostro secondo argomento, poiché ieri è stato il compleanno di un'altra icona della musica, dello spettacolo, ma non solo, qui in Italia, e parliamo di Mara Maionchi. 80 anni, e chi l'avrebbe mai detto, veramente? Se li porta benissimo, e poi è la nostra preferita, insomma, anche per il modo di fare, per il modo di essere, è così verace che è impossibile non amarla. Ha parlato proprio lei dei suoi primi 80 anni, possiamo dire, che ha accolto sicuramente con il brio che da sempre la contraddistingue, con questo carattere esplosivo, veramente fornisce battute a chiunque, socievole ma senza peli sulla lingua, quindi anche un po' molto diversa dal mondo della televisione e dal mondo dello spettacolo, come si può immaginare almeno in epoca attuale. Ma ha parlato anche del suo rapporto con l'età, sicuramente un rapporto non semplice, poiché 80 anni sicuramente non se li sente, però ci sono, e sono tanti. Sono tanti, e poi come li ha vissuti lei, insomma, ha avuto una vita molto piena di cose, di amori, di vita vissuta effettivamente. Devo dire che da questo punto di vista la invidio, perché insomma ha un modo di vivere alla giornata che a volte risulta difficile, soprattutto in questi periodi, insomma, avere questa leggerezza nonostante l'età, nonostante il vissuto,
le sofferenze per affrontare al meglio anche gli 80 anni. Qui abbiamo paura di compiere i 30, i 40, i 50, invece lei senza problemi festeggia i suoi 80. È giusto anche così, anche perché a me piace tantissimo questo suo modo di rivoluzionarsi anche in TV, ma anche con categorie e generazioni completamente diverse dalla sua. Si adatta ma non perde mai il suo io, il suo essere se stessi, e questo comunque è molto bello. Sì, l'abbiamo visto anche in Lolli, insomma, in quel caso accanto a Fedez era è come se fossero due amici di vecchia data. Sì, perché poi prendeva lei in giro Fedez, era fantastica. E diciamo che ti dà anche degli assist perfetti, perché con i suoi modi di fare, insomma, ti permette anche di riagganciarti a dei discorsi anche più seri, però sempre con un sorriso. Quindi prende con leggerezza e non con superficialità qualsiasi cosa. Ma era il suo compagno di sempre, Alberto Salerno, questo amore che dura da tanto, così come l'amore per la musica. E anche in questo caso poi ha raccontato che in realtà i suoi inizi sono stati molto diversi da quelli che si possano immaginare, tant'è vero che non avevano niente a che fare con la musica, ed è stato anche un po' fortuito il suo approdo nel mondo della musica in questa grande etichetta, perché semplicemente dopo varie esperienze in aziende, in vari uffici come segretaria, ha trovato proprio questo annuncio per la segreteria, quindi per essere segretaria, ha risposto all'annuncio, è stata presa, e da lì una carriera fortemente diversa, perché ha sempre avuto questo grande intuito per le star, per i cantanti emergenti, e quindi un orecchio importante poi per la musica e le innovazioni. Sì, diciamo che nella vita ci vuole fortuna, però bisogna anche avere la capacità di rischiare, non è da tutti, perché comunque insomma fare un lavoro come quello della segretaria e poi passare ad un altro settore, insomma, c'è bisogno anche di una capacità mentale di poter distinguere le cose, di potersi adattare, quindi questo è ineguagliabile, ma lo conferma tuttora, perché comunque in qualsiasi format viene inserita è di grande successo, quindi una donna che ha un'alta capacità proprio di porsi nei confronti degli altri, come hai detto tu, e anche se lo nasconde ha un lato molto tenero. Vero, verissimo, che abbiamo potuto vedere in tante trasmissioni, nei talent, ma anche in tante ospitate, quando si parla poi di se stessa, delle storie, delle canzoni. Mara Maionchi, che poi in questo periodo è veramente super attiva sul piccolo schermo, tant'è vero che è stata protagonista della prima edizione di LOL e si parla già della seconda, quindi subito stanno poi preparando anche un after show, un after LOL, come lo chiameranno, proprio per vedere un po' dietro le quinte e scoprire un po' i segreti di questo grande successo. E poi tramite alcuni video sui social abbiamo scoperto che farà parte anche della prima edizione del nuovo show di Frank Matano, quindi ormai si è creata questa gang, possiamo dire, di comici, e l'hanno inserita al 100%. Sì, diciamo è come se fosse il Jolly Mara Maionchi, perché ecco, viene apprezzata da tutti, e devo dire che questo legame che si è creato tra, diciamo, i partecipanti a LOL ha permesso, sì, ovviamente per ragioni di marketing, anche di lanciare nuovi format, libri e così via, però anche di rendere un sodalizio importante dal punto di vista televisivo, perché è una squadra che vince a tutti gli effetti. L'abbiamo visto con Posamen, con Frank Matano, ma anche con altri, anche Katia, insomma, sono tutti personaggi che hanno lo stesso filo conduttore e quindi si capiscono al volo, e Mara Maionchi non può essere da meno. Beh, è sicuramente una comicità pulita, semplice, non è trash come spesso accade in questo ultimo periodo, quindi sicuramente questo può aver fatto la differenza. Tanti auguri Mara, noi ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo a Gossip Mania. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Ben ritrovati a Gossip Mania. Abbiamo mantenuto la promessa, soltanto qualche minuto di pubblicità, perché abbiamo parlato di storie personali, di vita privata di John Travolta, abbiamo parlato del compleanno di Mara Maionchi e c'è anche un'altra artista che il 26 aprile festeggerà 50 anni. Anche in questo caso non me l'aspettavo proprio, perché se li porta ugualmente molto bene. Poi ha iniziato la sua carriera quando io ero veramente un adolescente e mi rendo conto del tempo che passa. Esatto, questo è un effettivamente piccolo problema. Esatto, il tempo che passa per tutti. Stiamo parlando della bravissima cantante Giorgia, che appunto il 26 aprile compierà 50 anni e che anche lei in una lunga intervista ha parlato della sua vita, non solo professionale, personale, ma anche sentimentale, e si è lasciata andare anche a molti ricordi del passato, un excursus della sua carriera che è stata sicuramente tra le più belle qui in Italia. Sì, diciamo che i 50 anni sono un traguardo importante, soprattutto poi quando si parla di Giorgia, che ci ha accompagnato fin dall'adolescenza ad oggi, e devo dire che un po' mi è dispiaciuto quando l'ho vista lontana dagli schermi, perché sai, insomma, cambiano le mode, cambiano le melodie, però ci sono dei pilastri che devono continuare, insomma, ad essere presenti. Nel caso di Giorgia, proprio anche io ho un legame molto forte con molte delle sue canzoni, sì, ma soprattutto mi sento molto vicina a lei per quanto riguarda la dolcezza, la personalità che ha sempre dimostrato. Anche i testi delle sue canzoni, insomma, facevano percepire qualche sofferenza, qualche intolleranza, però lo faceva sempre con delicatezza, quindi ci sono comunque traguardi che vengono raggiunti con un po' di amarezza a volte, perché insomma la tossicità purtroppo fa parte della vita, e l'importante insomma è essere contenti di quello che si è raggiunto finora. Ha sposato poi sempre in pieno questo binomio, come dicevi giustamente, tra dolcezza anche nei testi, romanticismo, ma molto spesso anche una grande forza interiore, anche quella forza che l'ha fatta reagire. Qua ritorniamo sul tema dei lutti, quando ha perso il suo compagno Alex Baroni in maniera improvvisa e molto tragica, infatti anche lo scorso anno, ma sempre, devo dire la verità, in questi lunghi anni che sono trascorsi da quel brutto momento, lei ha dedicato proprio un ricordo nel giorno del compleanno di Alex, e fa sempre molta fatica a parlarne, perché è stato qualcosa ovviamente di tragico e inaspettato, e soprattutto un amore bellissimo poi strappato via. Sì, e questa cosa insomma ti permette anche di capire come in realtà i lutti possano anche distruggere il sogno delle persone, perché effettivamente in quel caso si trattava di un amore folle, un amore che penso tutt'oggi sarebbe stato come il primo giorno, perché insomma, da quello che sappiamo tramite i social e delle piccole interviste, si amavano alla follia, quindi è anche questo che insomma fa un po' dispiacere. E poi vediamo invece dall'altro lato coppie che non riescono nemmeno a superare un piccolo disguido pur di andare avanti, quindi queste sono le piccole ingiustizie della vita. E nel caso di Alex Baroni anche per noi è stato una perdita importante, perché a livello musicale insomma non ne fanno più di artisti così. Incredibile, incredibile, è verissimo. Giorgia, nonostante ci ha voltato pagina, dal 2004 è con Emanuel, il suo nuovo compagno, che è di 8 anni più giovane, che poi ne parla come se fossero in una differenza di età di 20 anni, invece sono solo 8 anni fondamentalmente, che poi quando si è più giovani, che ad esempio 30, 38, 20, 28, ovviamente si sente di più, però in questo caso è sicuramente un percorso di vita insieme che va di pari passo, non si hanno ambizioni diverse, si è ugualmente maturi, hanno anche un figlio Samuel, e ha parlato proprio Giorgia della grande gelosia che ha nei riguardi del compagno, che appunto lei forse vive un po' male, come ogni donna d'altra parte, non solo, quest'età che avanza, e vede lui sempre giovane, lo vede sempre bello, sempre lì, e quindi è molto molto gelosa, non lo lascia libero, è lì che lo controlla. Diciamo che questo è un po' quello che accade quando si ricomincia ad amare, si ha un po' paura di ripercorrere anche, sai, quelle che sono le piccole dinamiche interne. Poi insomma i maschietti, lo sappiamo, maturano un pochino più tardi, quindi anche da questo punto di vista la differenza di età può
creare anche dei disagi nel rapporto, però la gelosia ci sta e vuol dire che il sentimento esiste, quindi da questo punto di vista nulla da dire, anzi è anche bello dire di essere gelosi, ovviamente sempre nei limiti. Eh sì, poi solitamente è sempre l'uomo a essere più geloso, sì. Invece qui c'è il caso opposto di lei che è più gelosa, evidentemente anche per il lavoro che fa, che sta tanto lontana, ovviamente in questo periodo un po' meno, però tra tour, promozioni, ospitate, si ha meno tempo di stare con il partner, quindi c'è forse una sorta di controllo in più. Sì, diciamo che ci sta, anche perché mi metto nei suoi panni e credo che farei lo stesso, insomma, quando ti vivi per poco tempo è difficile anche poi dire tutto quello che si prova, tutto quello che si pensa, quindi la gelosia è un qualcosa di normale che purtroppo o per fortuna deve stare nel rapporto. Fatto sta che insomma prima o poi ricomincerà la vita vera, quindi ricomincerà anche a viaggiare per i suoi tour e dovrà riprendere anche, dovrà contenere questa sua gelosia, certo. Perché insomma non credo che quando si instaura un rapporto da adulti si pensi poi a legarsi ad altre persone, almeno lo spero. È verissimo, anche perché è una famiglia ben formata, c'è anche un figlio, quindi assolutamente. Giorgia che poi fa parte di una famiglia d'arte, noi non lo sapevamo, però nella scorsa edizione di The Voice Senior è emerso anche il grandissimo talento del papà, che non aveva svelato inizialmente di esserne appunto genitore, però poi l'ha svelato in un secondo momento e abbiamo capito da chi ha preso questa grande voce, Giorgia. E talvolta il talento è ereditario, talvolta no, insomma, quindi è anche bello scoprire queste cose dopo tanto tempo, forse anche perché i genitori tendono a mettersi un po' da parte, sì, a far andare verissimo. Avanti i figli per la propria strada e anche perché insomma si hanno poi interessi diversi. Fatto sta che insomma invidio molto la voce sia di Giorgia che del padre, perché insomma noi cantiamo sotto la doccia in solitudine e loro invece possono improvvisare in qualsiasi situazione e fare una bella figura. Eh sì, ci sarebbero dei bellissimi duetti, chissà, sì. Magari qualcosa in cantiere ci potrà essere. Terminiamo con il nostro argomento sicuramente più leggero, in realtà lo stiamo rimandando da tempo, sì. Perché c'era già molto di cui parlare nelle settimane scorse, perché è un tutti contro tutti, ma soprattutto tutti sono contro Barbara D'Urso. Ormai è ufficiale, Barbarella sta perdendo quotazioni. In realtà già ne dovevamo parlare nelle scorse settimane, perché le voci sono sempre più insistenti, i suoi programmi non stanno andando bene. Si parlava di una chiusura totale del programma della domenica, che poi è stato ridimensionato, e poi in realtà c'è questa bagarre nota ai più con Maria De Filippi, che non gradirebbe la gestione dei suoi ospiti nei suoi programmi, soprattutto di persone che derivano, quindi ballerini, cantanti, tronisti che derivano dalla scuderia di Queen Mary, molto spesso alla mercé di intrattenimento trash, polemiche, situazioni comunque non troppo belle, che non fanno fare troppa bella figura agli stessi ospiti. Proprio per questo l'emittente sembra che stesse prendendo una decisione e sembra sia arrivato proprio un ultimatum dalla stessa De Filippi, pronta persino a cambiare rete pur di non essere partecipe di questo teatro dell'intrattenimento. Diverso per esempio l'atteggiamento di Maria De Filippi nei confronti di Silvia Toffanin, perché comunque abbiamo visto in queste settimane ci sono andati molti cantanti, molti ballerini, hanno condotto un'intervista insomma anche molto profonda, ne abbiamo parlato, l'hai menzionato anche tu, a volte ci sono stati periodi più lunghi su alcuni, periodi più brevi su altri, però ecco, questa bagarre fa pensare che probabilmente insomma quello che tutti noi abbiamo sempre un po' detto della trascitudine dei programmi di Barbara D'Urso forse colpisce anche nel vivo Maria De Filippi, perché cerca almeno da tanti anni di indirizzare i ragazzi verso un percorso ben preciso, quindi ha l'intenzione di non scatenare insomma delle meteore, ma permettere a questi ragazzi poi di avere un futuro anche nella televisione, ma soprattutto a livello professionale, e quindi un po' la comprendo. Eh sì, anche perché effettivamente
lo stile di Maria De Filippi è assolutamente diverso, sì, nella gestione dei suoi programmi, nella gestione dei personaggi, si veste anche molto da psicologa, quindi è un tipo di intrattenimento, un tipo di trasmissione, un tipo di conduzione completamente diverso, e forse effettivamente poi si vede distrutto il suo lavoro una volta che cambiano salotto della stessa emittente, quando poi ci dovrebbe essere anche una certa sinergia che viene a mancare. Sì, e questo è un problema anche, diciamo che mi ha un po' stupito vedere come il livello di share si sia totalmente abbassato nei confronti di Barbara D'Urso, perché ogni volta, insomma, capita di fare zapping e di vedere i suoi programmi, lei non fa altro che dire che ci sono milioni e milioni di telespettatori, ma poi i dati Auditel dicono tutt'altro, quindi questo fa capire che forse c'è stata un'inversione di rotta da parte di molti, che magari si sono anche scocciati di ascoltare sempre le stesse cose e stanno veicolando anche un pochino verso orizzonti un pochino più intellettuali, quindi è un trend positivo questo. Sì, anche perché effettivamente di ospiti interessanti ce ne sono veramente pochi, si dà spazio esclusivamente a polemiche piuttosto che gossip, piuttosto che influencer, chi si è lasciato con chi, chi ha fatto le corna a chi, quindi di contenuti un po' più interessanti o di storie semplicemente di personaggi se ne vedono veramente pochi. Dello stesso avviso è anche Tommaso Zorzi, sì, tra i capitani di questa schiera di persone che non le mandano a dire a Barbara D'Urso e che puntualmente in ogni ospitata, in ogni trasmissione qualche frecciatina sempre gliela manda, anche perché effettivamente all'inizio lui è nato un po' nei salotti della D'Urso, un po' anche con queste grandi polemiche, con questo tono irriverente anche nel giudicare tutti coloro che passavano per quel salotto. Poi, una volta che ha iniziato l'esperienza del Grande Fratello e ha così spiccato il volo, è stato completamente dimenticato e non più invitato dalla stessa D'Urso, cosa che però gli fa molto piacere perché lui appunto ha sottolineato che non voleva assolutamente ritornarci in quelle condizioni. Sì, e diciamo che questo apre poi uno scenario completamente distorto, perché sappiamo dei litigi tra Barbara D'Urso e Alfonso Signorini, non si nominano, non si passano personaggi. Quindi insomma, questo è un qualcosa che a noi viene nascosto ma che si percepisce. Nel caso di Tommaso Zorzi, insomma, rivangare il passato a volte serve, però rinnegarlo no. Eh sì, perché comunque gli è stata data una grande chance, perché altrimenti... Anche perché insomma lui lavorava molto con i social, certo, intervistava anche alcune delle icone, delle influencer, quindi diciamo ha iniziato in questo modo ed è proprio nella seconda parte del programma di Barbara D'Urso che insomma è stato inserito proprio per raccontare di storie di vita particolari, mettiamola così. Però da qui magari a dire che non vuole essere presente da Barbara D'Urso è come se dimostrasse di esserci rimasto un pochino male. Ecco. Esatto, anch'io penso così, assolutamente. Tra coloro che sono assolutamente contro Barbara D'Urso, ma qui viene ancora più da ridere, è la famosissima Angela da Mondello. Cioè non ce n'è Covid per noi altri, insomma. Perché non solo è stata contattata proprio quando successe tutto il caos dalla stessa Barbara D'Urso con una serie infinita di ospitate, sì, sì, quando poi tutto le si è ritorto persino contro, poiché ha accusato la stessa Barbara D'Urso di prendersi gioco di lei, della sua parlata, di alcune dichiarazioni che non le sono piaciute ed ora praticamente di ignorarla. Sì. E devo dire che è una cosa che sta capitando molto spesso ultimamente, insomma, Barbara D'Urso lancia così dei personaggi e poi magari nel momento in cui questi personaggi vengono poi ospitati in altre trasmissioni se ne dimentica totalmente, quindi questo fa anche pensare che l'obiettivo è quello anche di sminuire la persona e questo giustifica anche un pochino i nervosismi che ci sono, non giustifica però la signora di Mondello, perché effettivamente insomma fatto sta che è stata intervistata in spiaggia e quindi da lì è nato un po' tutto e lei non era nemmeno a conoscenza. Poi magari non ce n'è Covid, è una tragedia qua. Ormai siamo quasi a 2 anni insomma di Covid e la situazione non dà accenni di miglioramento, quindi insomma i messaggi che sono stati dati dalla signora di Mondello sono stati poi anche confermati da Barbara D'Urso, perché insomma accettare di far entrare una donna che
dice di non credere nel Covid e quindi dare spazio ai negazionisti, in questo caso è anche un po' contro quella che è la situazione attuale, perché poi stesso lei, insomma, si dimostra incoerente mostrando magari i carri armati che trasportano i deceduti e poi facendo entrare Angela da Mondello. Quindi la coerenza dovrebbe esserci all'interno dello stesso programma, dello stesso format, e da qui poi tutti i litigi che riguardano poi i format diversi. Quindi in questo caso è come se lei si mettesse un po' contro tutta la rete, perché non dimostra di essere coerente con le scelte che fa. Diciamo che lei cavalca l'onda del momento, sì. Quindi i personaggi che possono avere più visibilità a prescindere dai contenuti tende ad ospitarli ovviamente nella sua trasmissione, e poi purtroppo gli stessi personaggi si iniziano a montare anche la testa, perché vedono che comunque hanno un seguito, ora che sia reale o che sia semplicemente dato anche dalla noia del momento, quindi nello scorrere dei video, come dicevamo anche prima a microfono spenti, però poi quando le luci dei riflettori per un attimo si spengono, si va assolutamente poi in crisi personale, cade poi tutto il personaggio. Sì, il problema è che queste persone non capiscono che in realtà non si diventa famosi in questo modo, perché le persone non fanno altro che prenderti in giro. Basta pensare che, insomma, Instagram ha creato il filtro non ce n'è Covid, quindi insomma una presa in giro che va oltreoceano e che fa pensare che in realtà ci sia anche poca conoscenza del mondo dello spettacolo e poca conoscenza di se stessi, perché insomma lei si sarebbe potuta ribellare tranquillamente a quell'intervista, visto che è stata colta impreparata. In realtà solo adesso, che non è più nei salotti televisivi, sta dimostrando di essere scocciata da quest'anno di notorietà. Esatto, ma mica sono tutti come noi che parliamo così di gossip in maniera approfondita, no. Altamente culturale, sì. Cioè, dovrebbero un po' imparare dal nostro stile, lo possiamo dire. Sì, anche perché, insomma, devo dire la verità, i personaggi famosi ci danno parecchi spunti. Infiniti. E quindi, insomma, strumentalizzare la notorietà in questo modo è utile, perché si parla poi anche di questioni mediche, di questioni sociali, quindi insomma è un livello un pochino più alto. Esatto, prima di chiudere vi volevo parlare del mio esperimento di ieri sera. Vai. Perché ho fatto appunto dei controlli incrociati, come è giusto che sia, uh-huh. Per il nostro lavoro, perché noi siamo giornalisti, quindi dobbiamo sempre verificare le fonti e verificare ciò che ci viene detto. Ho verificato appunto la situazione Zaniolo-Nasti. Uh-huh. Effettivamente non si seguono più. Effettivamente hanno archiviato tutte le foto e tutte le storie, ed effettivamente, cosa che non sapevo, lui ha messo il profilo privato su Instagram. Allora, siccome io non lo seguivo, ho detto fammi mandare la richiesta, vediamo. Lui ha accettato la richiesta perché evidentemente vuole controllare uno per uno chi sia a mandare la richiesta, per vedere bene di non accettare quella della Rasti. Quindi secondo me la rottura è proprio reale. Il problema di Zaniolo è che non si rende conto che anche mettendo il profilo privato non ci vuole niente, insomma, condividere il video in altri modi. Quindi se non vuole far sapere i fatti suoi, insomma, dovrebbe anche stare un pochino più attento a quello che fa. Anche perché ha solo 1 milione e poco più di follower, quindi non credo che tra questi non ci sia nessun amico, nessuna conoscente, nessuna persona, nessuna fan della Nasti che vada lì a scrisciottare poi le varie storie. Sì, da questo si vede anche un pochino l'ingenuità del piccolo Zaniolo, ecco. È verissimo, continueremo ad indagare, noi intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Appuntamento a domani con Gossip Mania.